Buongiorno e benvenuti nell'ennesima puntata di Non capire un cazzo e risolvere i problemi a cazzo. Io ho questo Samsung LUE19D4003BV che fa girare i cosiddetti, perché si accende e poi si spegne, e poi si riaccende, e poi si spegne, e poi si riaccende, e poi si spegne, poi si riaccende, poi si spegne, poi si riaccende, poi si spegne, poi si riaccende, poi si spegne, dopodiché si riaccende, e successivamente si spegne, e passa un breve tempo e si riaccende, per poi spegnersi. E dopodiché lui si riaccende, se non ricordo male, dopo essersi riacceso lui si spegne. E insomma, avrete già capito che questa cosa va avanti all'infinito, però non lo fa sempre, a volte resta acceso per un bel po' e poi si spegne. Quindi ora noi la disarticoliamo con violenza e... ecco, con violenza proprio, bisogna aprire con violenza le cose. Bisogna... usare violenza. E qui abbiamo, guardate che meraviglia, una splendida circuiteria, una meraviglia. Ora noi stiamo guardando un video di Luigi Di Donato, che ha un canale YouTube che fa scompisciare dalle risate, ma soprattutto è molto molto avanti dal punto di vista tecnico. Lui è un riparatore, evidentemente. E io ho semplicemente cercato questa sigla di TV e ne ho trovato uno diverso, ma molto simile, che lui ripara. E quindi, siccome io in realtà non capisco un cazzo di niente, io non faccio altro che cercare le soluzioni online per vedere se si adattano a quello che faccio io. Ora, mi sembra che questo sia molto simile al video che ho trovato. LT19B300 lui ripara, Luigi Di Donato, che saluto. Mentre questo è un UE19D4003, ma dentro sembra praticamente identico. Io sospetto che utilizzi lo stesso alimentatore. Quindi adesso, esattamente come dice lui, ci sono tre viti e un connettore. La prima cosa che faccio è andare a vedere l'alimentazione, perché magari, come lui dice nel video, c'è un falso contatto all'interno. C'è un falso contatto sulla scheda, per cui ogni tanto fa contatto, ogni tanto no, trallallero, trallallà. Io in realtà sul forum, su PLC Forum, ho letto che questo problema sembra dovuto anche a quella che è... vediamo se riesco a togliere questo connettore senza spaccare tutto. Ecco. Sembra dovuto, ripeto, a... ci sono delle clip che si premono, ma il connettore non esce. Forse si devono allargare, ma il connettore non esce. Forse bisogna usare una incredibile violenza. Come cazzo esce sto connettore? Ma come cazzo si fa? Maledizione. Esci, maledetto, esci. Eh sì. Questi vanno schiacciati con una violenza inaudita, con rabbia. Dicevo che il problema sembra a volte dovuto, adesso verificheremo bene questa scheda, ha una EEPROM che si fotte e va riprogrammata e quindi va sostituita con la programmazione giusta. Però a me sembra strano che una EEPROM possa creare un problema del genere. Se è così, sono veramente bastardi alla Samsung. Quindi ora diamo un'occhiata a questa scheda e vediamo insieme di nascosto l'effetto che fa. Ora, la prima cosa che fa il nostro Luigi Di Donato e guardare le saldature sotto al chip di controllo PVM qua, e la scheda è diversa da quella che guarda lui, ma a me devo dire che sembrano, oddio, non sono il massimo, magari gli diamo una ripassata giusto per stare sicuri, però dal microscopio che lui stesso mostra nel video, e io ce l'ho, uso questo supporto per microfoni per tenerlo, ma come vedete basta toccarlo che è un macello.
ci vorrebbe un microscopio come si deve, anche regolare il fuoco è un inferno. Io qua non noto nulla di... veramente nulla di... nulla di... nonostante ciò rifarò le saldature. Beh, a questo punto con telecamera storta andiamo a vedere queste saldature durante il loro facimento. Ovviamente questa è... eccola qua. Stagno ROHS del cacchio. Io aggiungo dello stagno al piombo. Ok, giriamo. E rifacciamo queste. Ecco fatto. Non vengono belle lucide perché c'è lo stagno ROHS che smerda tutto, ma comunque queste saldature le abbiamo rifatte e va bene così. E chi lo sa, comunque questa cosa l'abbiamo fatta. Il risultato dopo questa riparazione è che, come prima del resto, non si accende nemmeno. Adesso l'ho scollegato perché la cosa che facciamo è continuare a cercare possibili guasti risolti da altre genti. Ora io so già che non riuscirò a fare una ripresa come si deve perché ovviamente avrò tutto in mezzo al cazzo, compreso questo coso saldante. Però diciamo che il reflow io lo farò così, lo farò brutale, lo farò con l'aria calda sparata sopra, a cazzo. Si muove, vedete? E questo l'ho reflowato. Si è mosso e l'ho reflowato. Ora mi allontano. Piano piano, piano piano, nel frattempo vado a mettere il flussante anche su questo. Ecco qua. E vediamo di rifloware questo. Secondo me questa operazione non servirà assolutamente a niente, però è divertente da vedere. Ma ecco che si muove. Vedete? Ok. Abbiamo mosso un po', ci allontaniamo piano piano e andiamo a vedere quest'altro. Ed ecco che si muove anche lui, vedete? E lo abbiamo reflowato. Sappiamo già come andrà a finire. Dopo il reflow ho rimontato tutto e adesso ficco la spina e questo monitor finirà nella spazzatura. Ecco, vedo il LED rosso acceso, schiaccio, ma non succede assolutamente niente. Quindi come prima, più di prima. Quindi niente, ho messo tanto di scheda madre fritta come era prima, è più fritta adesso che l'ho fritta io sicuramente con il reflow, e però vaffanculo, questo televisore cessa
di funzionare. L'unica speranza potrebbe essere provare una scheda madre di ricambio, cosa che possiamo indagare immediatamente grazie a un prodotto che si chiama eBay. Potrebbe valerne la pena, perché lui costa sui 64 euro visto usato, e io lo trovo estremamente comodo per le dimensioni, per gli ingressi che ha. Mi è comodo, quindi mi piacerebbe averlo funzionante. Ora, una scheda madre l'ho trovata a 15 euro. Ho trovato questa scheda madre a 15 euro, più 7 di spedizione, che mi sembra lei, proprio lei. Eh sì. Sì, stesso part number. E quindi è proprio lei. E lo schermo qua era rotto, quindi ok, ci siamo. Perfetto. E quindi direi che questa... Faccio una proposta, magari 10 euro, 12 euro. Vediamo se risparmio qualcosa. E quindi vedremo. Vedremo se riusciremo a riparare questo stronzo.